Siamo partiti già da molti anni nel promuovere interventi di attività fisica, puntando all'inizio a sottolineare le evidenze di efficacia che erano maturate proprio all'inizio degli anni 2000. Con lavori interdisciplinari abbiamo cercato di promuovere presso il mondo sanitario una conoscenza diffusa dei vantaggi che un'attività fisica regolare aveva, e nello stesso tempo abbiamo cercato di rafforzare sia le opportunità per praticare attività fisica, quindi intese alleanze con il mondo all'esterno del servizio sanitario, sia rafforzare i servizi di medicina dello sport che erano confluiti formalmente dal 2000 all'interno dei dipartimenti di prevenzione sanità pubblica per la nostra regione. E allora, se abbiamo sottolineato la funzione di promozione di stimolo che la medicina dello sport può avere promuovendo uno sport per la salute, abbiamo anche capito fin dall'inizio di dover coinvolgere tutta la comunità medica, in particolare i medici di medicina generale, nel interrogare o perlomeno nel cercare di capire da parte di tutte le persone sane con fattori di rischio e malate quale potesse essere la pratica dell'attività fisica di un individuo al pari della richiesta se una persona fuma o non fuma, quindi far diventare quotidiana questa abitudine e nello stesso tempo accompagnare in un percorso che io chiamo percorso di prevenzione la persona per praticare attività fisica. È facile dire fai una camminata, molto più difficile mettere in pratica questa abitudine. Poiché siamo sanità pubblica, abbiamo il dovere anche etico di supportare il mondo clinico nel capire qual è il modo migliore per poter praticare cose consolidate e come quindi poter aiutare i medici e gli infermieri, in particolare negli ambulatori e nelle strutture che stanno nascendo e sono nate nella nostra regione, che sono le case della salute, a far sì che un intervento non sia sporadico ma diventi diffuso. La Carta di Toronto ce lo dice, parla di interventi sistematici. Il nostro lavoro è proprio questo, è stato quello di cercare dei modelli di intervento che potessero essere applicati dappertutto, con pochi costi e con una grande efficacia. Si è visto che occorre intervenire affinché i nuclei delle cure primarie propongano, insisto, non solo sulle persone malate, ma su tutte le persone in modo sistematico, con un programma attivo di invito a capire quant'è l'attività fisica che ognuno fa. Per inciso, ricordo che solo una persona su tre viene interrogata dal proprio medico o da un sanitario su se pratica o meno attività fisica, non parliamo poi del livello di attività fisica che viene praticato, quindi dobbiamo aumentare questa percentuale e dobbiamo però accompagnare questo intervento con un percorso che faccia sì che la persona venga consigliata sulle opportunità che ci sono nel proprio territorio, ci sia un messaggio di rinforzo, un counseling per capire qual è la situazione migliore per la persona, in modo da davvero raggiungere il numero maggiore di persone. Su queste ultime cose siamo fortemente impegnati in questo momento.